De Luca, con un provvedimento d'urgenza, dispone lavori di bonifica e pulizia nei 50 torrenti messinesi grazie agli 8 milioni e 100 mila euro di agenda urbana, occhi puntati sulla rete idrica. Sono 16 i medici di due diversi ospedali indagati per la morte della 74enne Rosa Glorioso, deceduta il 29 ottobre scorso dopo essere stata operata al cuore pochi giorni dopo, entrata in coma. Il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale ha recuperato un dipinto del Settecento rubato 30 anni fa da un palazzo storico nel Trevigiano, denunciato per il furto un 43enne messinese. Conferenza stampa del rettore Cuzzo Crea per fare il punto sulla governance dell'Ateneo Peloritano nei suoi primi mesi a capo dell'università. Per la prima volta in stagione i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata, ma va invertita la rotta, società pronta da dicembre a tornare sul mercato.